vediamo delle mucche al pascolo così allo stato semiprado, dobbiamo essere fieri e contenti, perché stanno proteggendo un habitat naturale veramente raro come questa prateria del Gran Sasso d'Italia, un posto magnifico, meraviglioso da tutelare, da conservare. Cosa che sta facendo un progetto europeo che si chiama Life Praterie. Sì, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga ha ottenuto, come in qualità di beneficiario coordinatore, il finanziamento per l'attuazione di un progetto volto alla tutela delle praterie appunto presenti nel parco e a garantire un sistema di convivenza tra quelli che sono i fruitori del territorio, quindi gli allevatori, il bestiame e le specie da tutelare. Uno degli strumenti è abituare il cane da pastore fin da piccolo a stare a contatto con i bovini nella stalla. Nell'ambito di una serie di misure che abbiamo messo in atto per favorire la convivenza, ad esempio, tra predatori e bestiame allevato, c'è stata anche quella di rispolverare l'utilizzo del maremmano abruzzese per la guardiania anche dei bovini, oltre che alle solite pecore. Un altro strumento è stato quello di creare o rimettere in sesto alcuni fontanili, delle fonti d'acqua, in modo da evitare che le mucche vadano a beverarsi nei laghetti alpini, e si preserva anche un'altra specie importante del Gran Sasso. Sì, abbiamo cercato di evitare il sovraccarico ripristinando più aree di abbeverata, proteggendo altre aree dove erano presenti ad esempio tutte le specie italiane di tritone. In questo modo cerchiamo di garantire la possibilità di abbeverata agli animali al pascolo e di tutelare a ambienti specifici. Territorio unico, meraviglioso, lo chiamano il piccolo Tibet, da preservare anche dal turismo troppo invadente. Sì, tra i fattori di vulnerabilità che la comunità europea segnala per questi territori c'è proprio l'attività turistica incontrollata, quindi uno sforzo del parco è proprio finalizzato alla canalizzazione, alla gestione dei flussi turistici per far sì che il turismo abbia un impatto sostenibile su questi habitat.